Benvenuti nel mio canale dove imparerete a conoscere il Feng Shui e come armonizzare la vostra casa. Oggi vedremo le figure di Buddha nel Feng Shui. Sapevate che il buddismo e il Feng Shui sono strettamente correlati? Oggi è sempre più comune trovare rappresentazioni di Buddha nella decorazione delle case. Sebbene Buddha abbia a che fare con il buddismo e le sue origini, le sue rappresentazioni sono presenti in molte case in Occidente. Tuttavia, esistono diversi tipi di Buddha. Volete sapere qual è il significato di ogni Buddha? Sapete che a seconda del mudra delle mani del Buddha ha un significato diverso? Volete sapere qual è la posizione migliore per collocare un Buddha secondo il Feng Shui? In questo articolo vi parlerò della sua origine e del suo significato, nonché delle sue applicazioni nel Feng Shui. Significato di Buddha. Storia e origine. Buddha, che in sanscrito significa risvegliato o illuminato, è un termine usato per indicare coloro che avevano raggiunto il risveglio spirituale o l'illuminazione. Le figure del Buddha nel Feng Shui hanno sempre posture e gesti delle mani molto specifici, noti come mudra. A seconda della postura o dell'asana in cui viene rappresentato, nonché del mudra delle sue mani, avrà un significato diverso. Le rappresentazioni del Buddha sono spesso associate a Siddhartha Gautama, vissuto in India nel V secolo avanti Cristo. Nato a Kapilavastu, capitale di Sakya, un piccolo regno molto vicino al confine tra India e Nepal, Siddhartha era un principe che rinunciò al trono e a una vita di lusso per raggiungere l'illuminazione spirituale. Secondo la leggenda, dopo essersi seduto in meditazione sotto un albero, raggiunse il nirvana o l'illuminazione. Break time uguale 0,5 secondi. Tuttavia, le raffigurazioni del Buddha non sono sempre quelle di Siddhartha Gautama. Possono anche rappresentare coloro che seguono il cammino del Buddha alla ricerca del risveglio spirituale, conosciuti nel buddismo come Bodhisattva. Il buddismo, più che una religione, è una dottrina filosofica che promuove la trasformazione personale e sociale attraverso pratiche come la meditazione, che ci permettono di sviluppare qualità come la consapevolezza, la saggezza e la gentilezza. Le rappresentazioni di Buddha nel Feng Shui. Le figure di Buddha nel Feng Shui, quindi, più che un significato religioso, porterebbero un significato spirituale. Secondo il Feng Shui, quando collochiamo una rappresentazione del Buddha nella nostra casa, cerchiamo in qualche modo di ritrovare la connessione con il sacro, con la nostra spiritualità, o anche con il nostro essere. Una rappresentazione di Buddha ha quindi il potere di ispirare pace, tranquillità mentale e calma. Nel Feng Shui, quando si colloca una figura di Buddha in uno spazio, essa genera un grande impatto a livello energetico, portando un senso di pace e di calma. Forse è questo il motivo per cui sono così popolari e sempre più utilizzati nella decorazione, sia degli interni che dei giardini. Possiamo trovare rappresentazioni del Buddha in diverse posizioni o con diversi mudra. E quali sarebbero i mudra? I mudra sono le posizioni delle mani e delle dita durante la meditazione e vengono solitamente eseguiti per canalizzare l'energia. Quale significato viene attribuito a un Buddha in base al mudra delle sue mani? Dhyana mudra minore di break time uguale 0,5 secondi. Il più comune è il mudra Dhyana, che si presenta con entrambe le mani unite, una sopra l'altra con i palmi rivolti verso l'alto e appoggiati sul grembo. La mano sinistra si appoggia sulla mano destra. Si ritiene che questo sia il mudra usato dal Buddha quando si sedette sotto l'albero per meditare e raggiungere l'illuminazione. Per questo motivo, questa rappresentazione del Buddha simboleggia la saggezza. Dharmachakra mudra. Un altro mudra è il Dharmachakra mudra. In questo mudra Buddha ha le mani vicine al petto, la punta del dito medio di una mano tocca le punte del pollice e dell'indice dell'altra mano, che formano un cerchio. Questo mudra rappresenta il movimento della ruota del Dharma e anche l'insegnamento. Abhaya mudra. Possiamo trovare il Buddha anche con il mudra Abhaya. Con questo mudra, il Buddha è rappresentato con la mano destra sollevata,
e il palmo rivolto verso l'esterno, e il braccio sinistro appoggiato accanto al corpo. Questa rappresentazione del Buddha simboleggia la protezione dalla paura e quindi il coraggio. Bhumisparsha Mudra. Quando Buddha è rappresentato con il Mudra Bhumisparsha, è raffigurato con la mano destra appoggiata sul ginocchio e le dita rivolte verso il suolo, mentre la mano sinistra è appoggiata sul grembo con il palmo rivolto verso l'alto. Questo mudra rappresenta il momento in cui il Buddha raggiunse l'illuminazione. Mudra incagliato. Un altro mudra con cui Buddha viene spesso raffigurato è il Mudra Varada. Il braccio destro è disteso con il palmo rivolto verso l'esterno, break, time uguale 0,5 secondi barra, mentre la mano sinistra è appoggiata sul grembo con la mano rivolta verso l'alto. Questo mudra simboleggia la compassione e la carità. Karana Mudra. Un altro mudra che viene rappresentato con questo mudra è il Karana Mudra. Con questo mudra l'indice e il mignolo puntano verso l'alto, mentre le altre dita sono piegate. Questo mudra simboleggia la protezione dalle energie avverse. Mudra Vitarka. Infine, possiamo trovare il Buddha anche con il Mudra Vitarka. Con questo mudra le punte del pollice e dell'indice della mano destra si toccano per formare un cerchio. Questo mudra simboleggia il flusso infinito di energia. Significato di Buddha in base alla sua posizione: seduto, in piedi o sdraiato. Buddha seduto. Le rappresentazioni più comuni del Buddha sono in piedi, sdraiate o sedute nella posizione del loto, con le gambe incrociate, che è la posizione più comune nella meditazione. Il Buddha seduto, che è il più comune, simboleggia il momento in cui il Buddha raggiunge l'illuminazione e che con essa le quattro verità. Buddha in piedi. Quando il Buddha è raffigurato in piedi, simboleggia il momento in cui il Buddha torna sulla terra dopo aver visitato il paradiso, per diffondere i suoi insegnamenti. Rappresenta quindi il momento in cui la dottrina buddista inizia a diffondersi. Buddha sdraiato. D'altra parte, quando Buddha è raffigurato sdraiato, simboleggia il momento in cui Buddha sta per lasciare la vita terrena per raggiungere il Nirvana. Il Nirvana sarebbe la liberazione da ogni sofferenza. Anche quando la ruota delle reincarnazioni o samsara, il continuo nascere e morire, finisce. Tipi di Buddha. Buddha o Buddha sorridente. Finora vi ho parlato di ciò che simboleggiano le rappresentazioni di Buddha come il principe Siddhartha. Ma esistono diversi tipi di Buddha, quindi, ad esempio, sono sicuro che conoscete anche le rappresentazioni di Budai, il cui termine viene spesso confuso con Buddha. Budai rappresenta un monaco cinese che era solito portare una borsa e offrire doni ai bambini. Le raffigurazioni di Budai, noto anche come Buddha sorridente, sono diventate molto popolari soprattutto come simbolo di abbondanza. Kuan Yin, dea della misericordia. Esiste un'altra divinità femminile cinese, che può essere confusa con Buddha, che è Kuan Yin. È considerata la dea della misericordia e della compassione, legata anche all'insegnamento e all'illuminazione. Divenne molto popolare soprattutto in Cina dopo l'avvento del buddismo. Era conosciuta come la dea della misericordia, poiché si credeva che ascoltasse le suppliche di tutti gli esseri umani. Buddha della medicina. D'altra parte, troviamo anche il Buddha della medicina, rappresentato con una ciotola di erbe e la mano sinistra in grembo. Il braccio destro è teso verso il suolo con le dita della mano tese e il palmo rivolto verso l'esterno. Di solito è dipinto in blu. Il Buddha della medicina è molto conosciuto soprattutto in Tibet, dove, secondo la leggenda, Buddha impartì la conoscenza medica. Ora che conosciamo i diversi tipi di Buddha e il loro significato in base alla posizione in cui sono rappresentati, o in base al mudra delle loro mani, vi starete chiedendo: dove si consiglia di collocare un Buddha secondo il Feng Shui? Le figure di Buddha nel Feng Shui, essendo un simbolo di pace e armonia, vanno bene in qualsiasi punto della casa, anche se sono particolarmente adatte nell'ingresso o vicino all'entrata,
perché quando arriviamo alla nostra casa ci ricorderà che è il nostro rifugio di pace e armonia. Inoltre, quando entriamo e usciamo da casa nostra, ci ricorderà la pace e la tranquillità con cui dobbiamo affrontare la giornata. Secondo il Feng Shui, le rappresentazioni di Buddha saranno ideali anche in quei luoghi della casa dedicati alla meditazione, alla lettura o al riposo, perché, come ho già indicato prima, osservare un Buddha ci aiuterà a connetterci con la nostra essenza di saggezza. Area di conoscenza e cultura Bagua. Se disegniamo la mappa Bagua della casa, un luogo altamente raccomandato per collocare un Buddha sarebbe l'area Bagua della conoscenza e della cultura, poiché quest'area del Bagua, secondo il Feng Shui, è legata alla saggezza, al lavoro interiore e alla connessione con la spiritualità. Pertanto, questa rappresentazione valorizzerebbe quest'area per ciò che trasmette e per il significato che ha per noi. Area Bagua della salute. Nel Feng Shui si raccomanda anche di collocare un Buddha nell'area Bagua della salute, perché quest'area di Bagua è legata alla salute fisica e anche al sentirsi in uno stato di armonia interiore, un'armonia che si ottiene non solo prendendosi cura del nostro corpo, ma anche dei nostri pensieri e delle nostre emozioni. In questo senso, un Buddha ci trasmette l'armonia interiore e la tranquillità mentale che desideriamo. Qui possiamo collocare qualsiasi Buddha, soprattutto il Buddha della medicina. Area Bagua della prosperità. Nell'area Bagua della prosperità è altamente raccomandata la rappresentazione del Budai o Buddha sorridente, poiché simboleggia l'abbondanza. L'area Bagua della prosperità è legata all'abbondanza di beni materiali, così come l'abbondanza di sentirsi pieni e felici. Pertanto, in questa zona del Bagua andrà bene collocare un qualsiasi Buddha, se per voi l'abbondanza è vivere una vita in linea con la vostra spiritualità e con una coscienza elevata, potete collocare una rappresentazione del Buddha. Se siete interessati a promuovere l'abbondanza materiale in quest'area, sarebbe più consigliabile collocare un Buddha o un Buddha sorridente. Come abbiamo visto nell'articolo sul vaso della ricchezza, collocare un Buddha sorridente funzionerà perché ci connetterà con la ricchezza e con il potenziale di attrarre l'abbondanza nella nostra vita, che tutti portiamo dentro di noi. Secondo il Feng Shui, quando si colloca un Buddha nella nostra casa, non è necessario dedicargli un altare, ma è necessario che gli oggetti che si andranno a collocare accanto a lui trasmettano bellezza e armonia. Non sarebbe consigliabile collocarlo in un luogo di disordine o di caos, poiché il Buddha è una rappresentazione che ci porta pace e armonia. È importante che anche noi favoriamo quell'energia di armonia e bellezza intorno al Buddha, accompagnandolo con oggetti che trasmettano anch'essi sentimenti di pace. Se siete arrivati fin qui, vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi chiedo di aiutarmi con un like e se vi piacciono i miei contenuti non dimenticate di iscrivervi. E fatemi sapere se avete domande.